Manuela Villa ha un talento nel mondo della musica italiana. Questa sera sul palco hai detto che ti senti sia romana che siciliana. Lo sono per metà, quindi ho detto la verità. Insomma, sono mezza siciliana, mezza romana, quindi sento tutte e due le situazioni nel sangue che mi scorre nelle vene e quindi non posso fare a meno di amare tutte e due le terre. Un messaggio che vuoi lasciare a questa piazza che ti ha accolto con grande gioia e ti ha seguito prima che arrivasse questa pioggia. Ma devo dire che ho incontrato un pubblico molto caldo, molto affettuoso e poi tanti di loro conoscevano tutte le canzoni a memoria e anche alcune che a sorpresa ho voluto inserire quest'anno, già quando le presentavo, insomma, sapevano di che cosa parlavo e quindi sono rimasta molto, molto contenta. Volevo chiederti quanto hanno influito i successi di tuo padre, Pietra Migliare, nel mondo della musica, nella tua carriera, ovviamente. Bah, sì, sinceramente è stato un incontro musicale quello, perché io faccio altre cose, che magari ho meno opportunità di presentare per colpa delle discografie che seguono le mode. Però, diciamo che se, uno può essere figlio di chi vuoi, ma se poi canti male o anzi è peggio. Quindi se dopo 30 anni ancora di carriera sono qua, un motivo ci deve essere, non è soltanto un discorso di nome o di canzoni. Certo, e questo veramente ti fa onore, la tua voce dà risposta a tutto. Magari da ragazza non l'avrei mai detta una cosa del genere, però insomma, alla mia età oggi, dopo tanti sacrifici, dopo tante cose, penso che me lo possa meritare, insomma, di poterlo anche dire. C'è ad oggi un momento della tua carriera che ti è rimasto impresso nel cuore o che vorresti anche rivivere? Ma io penso che il momento bello deve ancora arrivare, perché ogni sera, per esempio, stasera era un momento bello. E quindi è sempre diverso, è sempre una situazione completamente nuova. Io ho sempre paura, non do mai niente per scontato. Quindi la preoccupazione, che ne so, il pubblico come recepisce, se gli piace, se la serata riesce. Insomma, ho sempre molta paura. Quindi per me è come se fosse sempre la prima volta. Però in più c'è l'esperienza che ti aiuta a superare i momenti difficili, perché i momenti difficili comunque ci sono. No, non è che non ce ne sono, perché siamo fatti di carne e ossa, quindi ci sono le paure che fanno il loro corso e devi superare ogni volta, insomma. Dal bagaglio delle tue esperienze, un messaggio che vuoi dare ai giovani, anche che vogliono avvicinarsi al mondo dello spettacolo, della musica, dell'arte in generale? Beh, sicuramente c'è da lavorare, nel senso che non è un mestiere che purtroppo i giovani oggi sono abituati a guardare il successo veloce, quello che arriva dalla televisione, ma il successo non è quello. Il successo è che alla lunga devi sempre dare e comunque metterti in gioco. Voglio fare i complimenti, approfitto, voglio fare i complimenti al ragazzo che ha cantato prima di me, che è di San Sì, di Pier. San Pierniceto. Ceto, magro magro, secco secco, un vocione da paura. Sono rimasta strabiliata perché è veramente bravo. Ecco, lasciare lo spazio a persone brave. Lui, per esempio, mi ha detto che sta studiando, non è un ragazzo improvvisato e si sentiva. Quindi i ragazzi devono pensare che non è soltanto che uno diventa famoso perché sta in televisione. Quello può essere molto pericoloso invece, potrebbe essere il coltello, insomma, una lama a doppio taglio, ecco. Bisogna studiare, bisogna mettersi in gioco, bisogna essere, come dire, anche umili, accettare le critiche, non le offese, non le offese, però accettare le critiche. Se qualcosa si può migliorare, perché no? Grazie Emanuela perché veramente trasmetti una grande umanità, oltre che la tua brillante voce si intuisce questo, la profondità interiore. Un'altra cosa, se ci anticipi un tuo progetto futuro, cosa farai nei prossimi mesi? Allora, io sto scrivendo il mio quarto romanzo adesso, quindi lo devo consegnare a Momenti, sempre molto, insomma, di sostanza, ecco, come dire.
E poi spero che ci sia ben presto una tournée teatrale, che sicuramente ci sarà il prossimo anno. E poi mi auguro che, insomma, di poter partire, andarmene, perché mi sono stufata. Cioè, io non ho fatto una vacanza da, non mi ricordo, dall'isola. Ecco, l'isola dei famosi per me è stata una vacanzetta, anche se ho sofferto molto. Io non vado al mare da. Hai vinto Io ho l'edizione. vinto, però non vado al mare da quell'epoca là, quindi mi piacerebbe farmi una vacanza, però allo stesso tempo non mi piacerebbe farmela perché vuol dire che non lavoro e quindi è meglio che lavoriamo. Quindi, oltre ai tuoi successi, ti auguriamo anche un momento per te stessa. Un giorno, 2 giorni, mi bastano. Grazie, Emanuela, grazie. Era sognata per me, mi cantava.